categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, automazione logistica. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere un'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale e in continua crescita da oltre 20 anni. Per essersi imposta tra i principali produttori di sistemi di movimentazione per magazzini automatizzati. Per puntare ogni giorno a soluzioni innovative, alla sostenibilità ambientale e al benessere dei propri dipendenti, inaugurando così un nuovo stabilimento. Il premio va a Eurofork. E invito sul palco l'amministratore delegato Maurizio Traversa e il suo team. Prego, prego, perché buongiorno. Non è arrivato da solo oggi. No. Vediamo, aspettiamo che arrivino tutti, cioè tutti, parte del parte. Team, certo, perché... Se no, riempavamo obiettivamente tutto il palco. Esatto, eccoli, benvenuti a tutti e complimenti naturalmente per questo riconoscimento. Traversa, le chiedo un commento. È la vittoria di un team, è sicuramente un premio che dà morale, dicendo forse abbiamo preso la strada giusta, e questo è un riconoscimento che ovviamente non è solo per l'azienda, ma è per tutto un team che in questi anni ha lavorato e che ci ha permesso di arrivare fin qua. Sicuramente un gran bel traguardo, tira su veramente il morale, specialmente in questo periodo, periodo Covid, in cui tutto deve ripartire. Questo, diciamo, sarà una spinta in più sicuramente. Esatto, un po' più di benzina, diciamo. Assolutamente così. Sì. E di ossigeno, dipende come si guarda la situazione. Senta, è bello leggere nella motivazione un'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale e peraltro in continua crescita da oltre 20 anni. 20 anni immagino siano stati pieni di progetti e, come ha detto lei, insomma, nell'apertura, nel primo commento, ricchi di soddisfazione. Sì, però siamo solo all'inizio della strada. Il mondo è grande, il mercato globale è enorme, bisogna continuare a crescere. Non possiamo rimanere, cioè, il piccolo è bello, è carino, ma non è bello. Dobbiamo crescere, rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato, riuscire a lavorare anche con la pandemia dall'altra parte del mondo, quindi con nuove tecnologie, con software, con avviamenti in remoto, con basi di intelligenza artificiale. Quindi il nostro obiettivo è quello comunque di crescere, ovviamente per fare in modo che i nostri clienti, che sono in tutto il mondo, possano ovviamente continuare a scegliere i nostri prodotti. Beh, peraltro, sempre nella motivazione, abbiamo letto soluzioni innovative, l'ha detto anche lei adesso, sostenibilità ambientale, il benessere dei propri dipendenti. Questo, insomma, è stato messo come ultimo, ma lo mettiamo in pole position, perché se i dipendenti sono felici, sono contenti, tutto va come deve andare, no? Assolutamente ragione. Esatto. E avete inaugurato anche un nuovo stabilimento, quindi questo è stato uno degli ultimi successi. Sì, oltretutto abbiamo deciso di fare il trasloco durante la pandemia. Beh. Perché il problema è che il vecchio stabilimento non era così grande, avevamo problemi, molti erano in smart working, però obiettivamente gli spazi non erano grandi. Un po' si era bloccato lo scorso anno col primo periodo, abbiamo deciso di muoverci e di entrare in un nuovo stabilimento. Il team Eurofork, i ragazzi hanno aiutato e siamo riusciti a ripartire, non abbiamo mai fermato la macchina, questo è stato un elemento importante. Ovviamente il capannone, il cielo del plant ad attenzione, sostenibile, tutto il resto, perché passiamo la buona parte della nostra vita dentro l'azienda e non è per cattiveria, certo. Se non è un posto dove si riesce a lavorare bene e con tranquillità, in un ambiente confortevole, sicuramente si riesce a lavorare meglio che in un posto ovviamente piccolo, stretto, chiuso e non piacevole starci, ecco. Certo, certo, assolutamente. Beh, a questo punto mi pare di capire che avete in cantiere già tanti progetti e mi auguro di poterli ascoltare presto qui su questo palco, magari nell'edizione prossima, cioè dell'anno prossimo, di Le Fonti Awards. Sicuramente ci proveremo in tutti i modi, ovviamente. A questo punto vi ringrazio. Grazie a voi, grazie all'amministratore delegato Maurizio Traversa, naturalmente a parte del team che è qui sul palco. Prego, può prendere a questo punto il premio. E grazie. Thank you.